Buonasera e bentornati a Set. Apriamo quest'oggi il notiziario con un po' di buon umore. Per gli amanti del demenziale è arrivato sugli schermi americani Kingpin, che traduciamo con Il re dei birilli, un film ambientato nel mondo del bowling. Protagonisti Woody Harrelson, Randy Quaid e Bill Murray. La regia è dei fratelli Farrelly, già autori di Scemo e più scemo con Jim Carrey e Jeff Daniels. Il servizio. Hey, wait up, I want to talk to you for a second. About what? Uno dei film più demenziali dell'estate americana è Kingpin, diretto non a caso da Peter e Bob Farrelly, i due registi di Scemo e più scemo. Ambientata nel mondo del bowling, questa commedia dall'umorismo iperinfantile schiera nel cast Woody Harrelson, Randy Quaid e Bill Murray. Dopo una serie di vicissitudini ci troviamo sulla strada diretti a Reno. E lì vogliamo vincere $1 milione a un torneo. Ma durante il percorso, sai com'è, dobbiamo barare un po'. È la storia di un giocatore di bowling con un braccio solo e di un ragazzo Amish. Insieme si cacciano nei pasticci. Sometimes a bowler just has to face the music. A dare la caccia ai due pasticcioni ci penserà l'agente impersonato da Bill Murray, che tra l'altro nella vita gioca a bowling molto meglio di Harrelson. Il bowling è probabilmente lo sport in cui è più scarso. Al suo confronto io sembro arrivare direttamente dai professionisti. Non sono stato bravo a bowling in passato e non lo sono certo adesso, ma sai, faccio finta e lì sì che sono bravo. A togliere la concentrazione ai ragazzi c'è anche l'esordiente Vanessa Angel, che trascina Harrelson in giro per tutti gli States per giocare a bowling d'azzardo. Non a caso il film è già stato definito un road movie ambientato in una pista.